E allora siamo tornati in diretta. In questo momento si sta disputando l'ultima sfida dei quarti di finale, il match tra Colombia e Spagna. Sono sul 2-2. Si deciderà al termine di questa sfida l'altra semifinalista. Per quanto riguarda l'altra parte del tabellone, che per il momento non interessa l'Italia, gli Stati Uniti hanno battuto allo spareggio la Turchia 5-4, 25-25 il punteggio dello shoot-off, ma una delle frecce delle statunitensi era più vicino al centro. Come sappiamo, l'Italia ha battuto ai quarti il Brasile e il Messico ha battuto allo spareggio l'Indonesia. Questo significa che l'Italia sarà impegnata nella prima semifinale contro il Messico alle 17.08 circa. In realtà è adesso, quindi abbiamo solo qualche minuto di ritardo e vedremo come finiranno questi quarti di finale. Successivamente entreranno in campo le atlete azzurre Chiara Rebagliati, Tatiana Andreoli e Lucilla Boari, che ci hanno regalato finora un percorso davvero eccellente, quarto posto in qualifica. Dopodiché c'è stata la vittoria agli ottavi di finale con l'Uzbekistan con un netto 6-0 e poi, girandola di emozioni, ai quarti di finale contro il Brasile 5-1 per l'Italia, un 52-52 alla prima volée. Successivamente è arrivato un eccellente 57-56 che ha portato le azzurre sul 3-1 e poi il terzo set che ha chiuso il match dando la vittoria e l'accesso alla semifinale dell'Italia, un 55-52 che ha permesso all'Italia di raggiungere la semifinale. Però dobbiamo dire che incontrerà un Messico davvero in grande spolvero, un Messico che, lo ricordiamo, un Messico che, ricordiamolo, ha raggiunto la finale di Coppa del Mondo di Guatemala City perdendo la finale, poi finale anche a Losanna dove è stata battuta proprio dal terzetto italiano che ha vinto l'oro e adesso si è guadagnata questa semifinale contro l'Italia con un recupero veramente eccellente. Perdevano 4-0 contro l'Indonesia, sono riuscite ad alzare nettamente i colpi delle loro frecce nel giallo fino a portarsi sul 4-4 e alla fine con un 30 perfetto hanno superato allo spareggio le indonesiane, 30-26 lo spareggio. Quindi una eccellente prova delle messicane, che hanno dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori squadre in circolazione. Intanto dovrebbe essere fermo sul 3-3 il match tra Spagna e Colombia. Messico che ha dimostrato di essere in grande forma, dicevamo, anche dalla gara di qualifica ha ottenuto il primo posto. Aida Roman, Alejandra Valencia e Ana Vasquez, 1993 punti, uno in più rispetto all'India al termine delle 216 frecce di ranking round. E noi attendiamo di vedere la conclusione di questa sfida tra Spagna e Colombia per capire quale sarà l'atleta, la squadra che andrà a giocarsi l'altra semifinale contro gli Stati Uniti. Ricordiamoci che per accedere alla qualificazione olimpica sarebbe sufficiente vincere la semifinale, perché significherebbe andarsi a giocare l'oro e quindi essere tra le prime due già vale
la qualificazione. In caso di sconfitta in semifinale da parte dell'Italia, ci sarebbe la prova di appello, e cioè la sfida per il bronzo. Bisogna infatti arrivare tra le prime tre, non è sufficiente il quarto posto, purtroppo, altrimenti saremo già qui a festeggiare. E quindi attendiamo gli ultimi minuti. Per seguire insieme questa sfida decisiva per le sorti dell'Italia. Ieri purtroppo ci è venuta a mancare la qualificazione nel maschile. Speriamo davvero che le azzurre manterranno lo stesso standard qualitativo che hanno avuto in tutta questa giornata di gare. Naturalmente non è facile entrare e riuscire dal campo di gara mantenendo la stessa tensione. Qui si tratta di avere davvero i nervi saldi e di non lasciarsi impressionare da quello che vedete inquadrato adesso, questo campo delle finali, dove sulle spalle di queste ragazze, non solo delle italiane, c'è naturalmente l'aspettativa di una nazione intera che spera nell'ottenere una qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Vediamo la Spagna. Nove. Ultima freccia della quarta volée, del quarto set per la Spagna. Vediamo come chiudono le iberiche. Un altro 9. Questa è l'ultima freccia sull'8. Allora chiudono a 50 punti le spagnole. Se la Colombia riesce a fare meglio, si porta a casa la semifinale. Tre frecce per le colombiane. Un altro 8. Penultima freccia. Allora, vediamo un po', è arrivato, attenzione, un 7 all'ultima freccia, 49 a 50, dovrebbe essere a questo punto qualificazione per la Spagna, attenzione, no, un 7 da parte della Colombia all'ultima freccia, una freccia davvero sanguinosa, vediamo un po'. Vediamo un po' il giudice di bersaglio a chi assegna la vittoria. Attenzione. E allora la vittoria viene data alla Spagna. Spagna in semifinale con gli Stati Uniti. E adesso il prossimo match a cui assisteremo sarà la semifinale.
Italia-Messico. E allora sembra di rivivere a questo punto la sfida che abbiamo già vissuto per l'oro a Losanna, che oltretutto andrà in onda nei prossimi giorni su Rai Sport, è stata sonorizzata l'altro ieri. Giovedì è stata sonorizzata dalla Rai la sfida Italia-Messico nella finale per l'oro di Losanna, insieme ai due match di Federico Pagnoni, la semifinale e poi la finale compound individuale contro Max Schlösser. Ma qui adesso è tutta un'altra cosa, un oro in Coppa del Mondo è naturalmente fondamentale, ma lo è ancora di più la qualificazione per i Giochi Olimpici. Giochi Olimpici di Tokyo. Attendiamo l'ingresso in campo dell'Italia. Ultimi secondi di attesa, poi vedremo l'ingresso in campo delle azzurre. Ma noi possiamo fare dietro casino? Naturalmente il tifo si può fare. Allora, ancora qualche secondo di attesa, non sono ancora scese in campo le azzurre. Nel frattempo, per chi avesse seguito con noi la Coppa Italia Master, ho finito di caricare le foto nella Photo Gallery. Mi darete qualche secondo in più per la news di resoconto della Coppa Italia con tutti i risultati, anche perché poi i giornali di tutta Italia attendono il risultato di questa gara. Fanno il loro ingresso in campo le messicane. Attenzione, è entrata in campo anche l'Italia nel box dei coach Natalia Valeva. Ed eccole qua, inquadrate le nostre azzurre insieme alle messicane. Allora, vengono chiamate in campo Aida Roman, Alejandra Valencia e Ana Vasquez. Ana Vasquez è l'atleta più giovane, 20 anni, l'atleta messicana. Le altre due atlete esperte che hanno già partecipato ai Giochi Olimpici. E queste sono le nostre azzurre: Tatiana Andreoli, Lucilla Boari. E si è bloccato lo streaming alla grande. Si è bloccato? Ma allora no. Uno le si è bloccato. Avete toccato un filo? Io mi ero messicano, io non ho staccato. È sparito forse. Niente. È colpa di dire se non è inviato un mix. Un attimo. Porca merda. Ale, confuso. Dietro c'è il computer di Arti.
Allora, sta ritornando online la gara. Comincia il Messico questa finale. Comincia Ida Roman con un... dopo un 9 e un 10, perché era già la seconda freccia. Un 9 e un 10 per il Messico. Iniziano bene le messicane. Questa è Ana Vasquez. Un altro 9, chiudono a 28 punti, restano sempre nel giallo le messicane. L'Italia ha bisogno di una prova maiuscola, ne siamo certi, perché hanno chiuso la sfida precedente con dei punteggi sicuramente buoni le atlete del Centro America. Vediamo se farà altrettanto l'Italia. Chiara Rebagliati, è un 8 largo a destra per l'atleta savonese. Nel precedente match è sempre rimasta nel giallo, non c'è mai uscita. Questa è la prima freccia nell'otto. Vediamo un po' Lucilla Boari, seconda freccia per l'Italia. Ah, un 9 vicino al 10. Tatiana Andreoli. Tatiana Andreoli sull'8, sono 25 punti a 28, tocca di nuovo alle messicane. Un 9 per Valencia ed ora Ida Roman. Un altro 9, restano sempre nel giallo. Vediamo come riescono a chiudere con Ana Vasquez. Questa è l'Italia. Molto bene Chiara, con un 10. Naturalmente il 54 del Messico non ci permette di sbagliare. Penultima freccia, Lucilla Boari. No, no. 9. Sul 9 la Boari. Con un 10 pareggiamo. Con un 10 si va sull'1-1. Forza Tatiana. Ah, un 9, non è sufficiente, 54 a 53, il Messico è avanti, 2 a 0. Messico avanti 2 a 0, peccato. Non abbiamo cominciato come avevamo finito il match dei quarti di finale, un 8-9-8 che abbiamo pagato. Naturalmente il match è ancora tutto da giocare, aspettiamo questo secondo set. E allora toccherà all'Italia cominciare il secondo set mentre aveva cominciato il Messico la prima frazione di gioco. In virtù dello svantaggio sarà Chiara Rebagliati a cominciare questa sfida. Ricordiamo che chi vince la semifinale è automaticamente qualificato ai giochi olimpici, chi perde la semifinale ha un'altra chance, cioè quella
di vincere il bronzo. Forza Chiara. Chiara Rebagliati. Eccola qua, l'atleta savonese. In forza agli arcieri Torrevecchia. E arriva il 10, brava Chiara, bene così, bene così. Andiamo a Tokyo! Il cielo è blu, sopra Parigi. Adesso tocca a Lucilla Boari. Seconda freccia, secondo set. Un 8 per Lucilla Boari. Adesso Tatiana Andreoli. Una freccia larga a destra, a sinistra, un 7. Non bene, non bene. 25 punti. Tocca al Messico, che rientra subito nel giallo con la Valencia, 9 per lei. Seconda freccia, secondo set, Aida Roman. Devono ritrovare la concentrazione le azzurre, un altro 9 per le messicane, di pochissimo. Non tocca il 10, adesso Ana Vasquez, che nella finale di Losanna è stata, nonostante fosse la più giovane, l'atleta che ha messo più frecce nel giallo tra le messicane. Le azzurre devono ritrovare le stesse sensazioni che hanno avuto fino ai quarti di finale. Un altro 9 per le messicane, chiudono a 27 questa prima frazione del secondo set. Altre 3 frecce per l'Italia, forza Chiara. Hanno bisogno di rientrare nel giallo, servono i 10 a questo livello qui per vincere e per andare ai giochi olimpici. 10 per Chiara Rebagliati. Lucilla Boari, forza Lucilla. Un'altra freccia larga sul 7. Non va bene questa media punti per vincere. Vediamo come chiude Tatiana Andreoli. Vediamo come chiude Tatiana. Arriva il 10, arriva il 10. Ci tiene forse a galla. Arriviamo a 52 punti, ma dobbiamo sperare in qualche errore delle avversarie, altrimenti sarà 4-0 per loro. Allora, tocca ad Alejandra Valencia. Alejandra Valencia sull'8. Aida Roman. Vediamo un po' l'atleta più esperta del gruppo messicano. Un 8. Attenzione, con un 10 vincono il set, con un 9 si va al pareggio. Vediamo un po' Ana Vasquez. Arriva il 9. E allora pareggio 52-52, 3-1 per il Messico. L'Italia è ancora in corsa, però non può sbagliare perché non può perdere il prossimo set. Comunque, nonostante i 2 set nel secondo set dell'Italia, siamo rimasti a galla perché le messicane non hanno messo nessuna freccia nel 10 e quindi siamo ancora in gioco. E allora bisogna ritrovare il prima possibile di nuovo le sensazioni giuste. Forza ragazze, nulla è perso, vincendo il prossimo set andremo sul 3-3 e poi è ancora tutto da vedere, l'importante è non perdere,
per rimanere in partita. Dobbiamo riacquisire un po' delle certezze che abbiamo fatto vedere fin da questa mattina dalla qualifica e poi agli ottavi e ai quarti di finali. Le nostre ragazze, quando c'era bisogno delle frecce decisive, le hanno tirate fuori, devono fare altrettanto adesso. Allora comincia l'Italia, che è ancora in svantaggio, 3-1 per il Messico. Forza ragazze, Chiara Rebagliati. Prima freccia, terzo set. Arriva un 9, vicino al 10. Peccato, mancava davvero poco. 9 punti per l'Italia. Seconda freccia affidata all'arco di Lucilla Boari. Eccola l'atleta delle Fiamme Oro. Un altro 8. Adesso tocca a Tatiana Andreoli, terza freccia, terzo set. Forza Tati, anche lei atleta delle Fiamme Oro. Arriva il 10 di Tatiana Andreoli, dai Tatiana, 27 punti per l'Italia. Adesso tocca al Messico, sarà Alejandra Valencia a tirare per prima questo terzo set. Un 9. Aida Roman. Seconda freccia, terzo set. Arriva un 9 per la messicana, terza freccia affidata ad Ana Vasquez. Naturalmente tensione alle stelle per queste atlete che si stanno giocando l'accesso alle Olimpiadi di Tokyo. Arriva il 10 e allora sono un punto avanti rispetto all'Italia, 28-27. Vediamo un po', Chiara Rebagliati, altre tre frecce per l'Italia, che deve rimanere a galla, non possiamo perdere il set, altrimenti ci dovremo giocare il bronzo. Chiara Rebagliati sull'otto, larga a sinistra. Lucilla Boari. Dai Lucilla. Un 7 per Lucilla Boari, tutto a destra, direi che così non andiamo lontano. Tatiana Andreoli chiude il set con questa freccia, medie molto più basse rispetto alle precedenti sfide, arriva un altro 8. Abbiamo consegnato alle nostre avversarie la possibilità di accedere alla finale per loro e la qualificazione olimpica, ci siamo giocati molto male questa seconda fase di gara, abbassando nettamente le medie rispetto agli ottavi e ai quarti di finale. Arriva il 9 delle messicane, che naturalmente adesso hanno molto, molto meno peso addosso, non hanno bisogno di mettere i 10 per superarci e per guadagnarsi la qualificazione olimpica. E infatti arriva un altro 9. Ana Vasquez ha in mano la freccia che vale i biglietti per Tokyo. E arriva un 9 che porta a Tokyo il Messico, 55-50, 5-1 per le messicane che hanno superato l'Italia. Non è finita qui, adesso le ragazze dovranno essere brave a recuperare la concentrazione e gli stimoli, perché hanno ancora una chance, nulla è perduto, però devono essere brave a riaccendere quella luce che hanno avuto fin da questa mattina, che hanno avuto agli ottavi, ai quarti di finale, mantenendo delle medie punti elevatissime
e che se fossero state altrettanto in questo match ci avrebbero portato a noi ai Giochi Olimpici, in questo caso meglio il Messico. Complimenti ad Alejandra Valencia, Ida Roman ed Ana Vasquez, che hanno vinto 54-53 il primo set, portandosi sul 2-0, 52 pari il secondo set, che ha portato le messicane sul 3-1, e infine questo terzo set vinto 55 facilmente, dobbiamo dire, per quel 8-7-8 nelle ultime tre frecce delle italiane, che ha qualsiasi sia il risultato della finale. Adesso ci sarà l'altra semifinale, che vedrà gli Stati Uniti e la Spagna. Chi perderà la semifinale si giocherà il bronzo contro l'Italia, e lì saremo di nuovo in corsa. Allora, io direi a questo punto di tornare con l'audio originale per l'altra semifinale Stati Uniti-Italia, e noi riprenderemo la telecronaca quando ci sarà la finale del bronzo dell'Italia, così magari nel frattempo continuo a fare altro. On that, see if they how that energy changed on halfway through how that the quarter energy final. Changed halfway through that quarter final. Vasquez there, overwhelming Vasquez there. Qualification overwhelming feeling there. Qualification feeling there. Que respondamos en español. Que respondamos en español. Anna, it's amazing you go Anna, to it's Tokyo. Amazing how you does go it feel? To Tokyo. It's how does great. It feel? Those are my first Olympics. So. Those are my first Olympics. So. Can't say how it feels. I just can't say how it feels. Se siente demasiado se siente, bien. Son mis primeros Olímpicos y de verdad no puedo expresar cómo me siento en este momento con palabras. Aida, you were getting better and better with each set. How difficult was that game? Ha sido difícil porque es una competencia de mucho nivel. Todos estamos peleando por el pase olímpico y eso nos mantuvo motivadas y enfocadas a hacer nuestro mejor esfuerzo. It felt really good, but also it was our motivation Olympics to keep fighting for every set. Alejandra, I see the happiness. It must be an amazing feeling. Yeah, it is, and it is more if you are with your team and you're feeling like the union that we have. It was super good, and all the feeling, it was like double. Se sintió muy bien, o sea, y más cuando sientes el apoyo de tus compañeras, de que pues están ahí siempre en todos los tiros, buenos, malos. Y sí, o sea, siento que cuando estamos juntas se multiplica el sentimiento. Definitely. Thank you very much and once again, huge congrats. Thank you. Thank you. Yo voy a hacer una llamada rápida. No. Well, there we go. Some union was discussed there by the Mexicans. We are going to get some Mexican magic in Tokyo. They are through. We will see them again for the gold medal match, but let's just have a small reflection on Italy. They have lost their semi-finals. They still have a chance, though, to go to the Olympic Games. They will face the loser of the second semi-final, which is coming up very shortly. And for me, they need to find a little bit more energy and the center of the target a little bit more often in order to challenge for that last Olympic spot available. But we have semi-final number two coming up very shortly. Nikki, brilliant Mexican team. I can't imagine Tokyo without them. No, they're going to be a team to beat, aren't they? I mean, they're just an incredible team. I think when they've got their energy and their confidence, you know, we've seen how well they can shoot. And I think one of the biggest things is to get your spot. Once you've got your spot, you know, you can really, you know, show what you can do. So, yeah, it's going to be great to see them there in Tokyo. Right, so that's one of three spots booked already. It's time to find out the second one as we go to semi-final number two, USA versus Spain. Let's go down for the team introductions. Ladies and gentlemen, shooting on target number one, representing the United States of America, Mackenzie Brown.
Casey Goffel, Jennifer Lucino Fernandez, and their opponents, shooting on target number two, representing Spain, Elia Canales, Ines de Velasco, Pepe Fernandez Infante. The line judge for this matchup is Christina Tiplina. Huge matchup here again. Mackenzie Brown leading the line for the USA. Teams up with Jennifer Machino Fernandez and Casey Calfold. Spain will begin with Eloy Canales, De Velasco, and Libra Fernandez. USA will be shooting first. We talked about the nerves experienced by the youngster Jennifer Machino Fernandez at 18 years old. It's worth mentioning only because Nikki's given me a nudge to say it. Casey Calfold is the youngest member of the team, and she is just 17. But just a real contrast in terms of her composure. Mackenzie Brown, a Rio 2016 Olympian, will get this semi-final underway. What a start from the USA. Crucial arrow already for Jennifer Machino Fernandez. A good arrow will settle her nerves at the start of this match. Yep. Not bad at all. Start from the USA, Nikki. Yeah, that's what they wanted. Keep it in the gold. Good, strong start. Let's see what Spain can do. Canales here, 19-year-old. In fact, they're all teenagers on the Spanish team. Also in the gold, but a nine. There's the other 19-year-old, 37th in the world. A little bit of movement there. You see the wind, and it's just dragged that one right into the eight. That one's also gone right. Anything of note there? Now? Yeah, look at the flags all pushing over to the left. So I think whether they've just aimed off a little bit to the right, both exactly the same spot, probably, you know, right eight liner, both hitting each other. But America, they know where to aim, straight in the middle. Confident start from previously nervy Machino Fernandez. Good strong shot, good rhythm, good timing. Just like that. The first set is out of reach, but perhaps more importantly is that total score. Dropping just 3 points through the first set, the USA will be 2-0 up after one set here. I heard you. Spain just right. Grouping to the right, aren't they? Yeah, so they've just got it. They're just in their sights. They've got to get themselves back in the middle here. Use these arrows wisely. It's going to be, you know, the set's over, but they've got to get right back into it on the next set. Time is a bit of a pressure as well. 5 seconds to go. And again, over to the right. So a 50 plays 57.
kind of going to let that one go. It looks like it, certainly from the reaction of Elia Canales and Ines de Velasco. They kind of have to forget about it and move straight on, don't they, Nikki, and reset for set number two. That's right. You know, they had a good group to the right. They've just got to make those adjustments, get themselves back in the middle. Yep, that set's gone. But, you know, this three curve set system, all to play for on the next one. Yeah, absolutely. But the USA looking very strong, 57 out of 60 in the first set. And most importantly for them, a calming two nines from Jennifer Machino Fernandez. Fist pump, and she's starting to feel her confidence rise. And that will help the other two who've been shooting so well, Mackenzie Brown and Casey Calfold. Spain here, led out by Elia Canales, who won the Antalya Grand Prix a little bit earlier on this year. She needs her teammates to up their game. She shot two nines, and her teammate shot two pairs of eights. All drifting over to the right for Spain, all bang in the center for the USA. Just the start they needed. So 27 for Spain at the halfway stage. Casey's eyes locked onto her arrow under the clicker on that shot, straight into the X. Yep. Well, 29 and a 2-point lead for the USA at the halfway stage. Well, good finish in the end from Spain, 54, but will they pay for that seven from Elia Canales? Mackenzie didn't look happy with that shot at all, did she? But it was enough, into the nine. Nice and smooth, straight to the target, trusted.
Bit of a longer hold again. Up into the eight. So, an eight to draw level. Anything more, and it'll be a 4-0 lead for the USA. It's a nine, a 55, and it is 4-0 USA, and just down effectively to one arrow. That seven, had it been an eight, and we would have shared the points in this second set. If it had been a one, even one better, the USA would have been leveled up to. Yeah, I think Spain are unlucky there to drop a couple of arrows. I think they're still going off to the right. They've really got to adjust. They've got to get those into the middle to have a chance here. America are so strong, you know. You can hear them talking a lot. The communication's really good. They've really settled down as a team. They're shooting really, really well. So, Spain, you've got to up your game. You've got to get back into this. Yeah. They just haven't found their rhythm, but that young lady there has really found her mojo. She shot a 10 and an 8 in that set, following two 9s in the previous set, having experienced two redraws in the quarterfinals. She's really managed to settle herself down in a very short space of time, and now the USA unit looks like it's motoring its way into the final here, and a confirmed place at the Tokyo Olympic Games. Spain, though, are not out of this yet. They cannot afford anything less than winning the next two sets in order to guarantee themselves a place at the Olympic Games. But it's a big ask against a very strong USA team. Elia Canales to start set number three. Still getting this group over to the right. They've got to make these adjustments. Keep communicating. Where are you aiming? I think it's just a quick... had to drop an arrow on the floor there, right? Because she went forward of the line. The judge, I think, must have given a yellow card. So she dropped the arrow, went back across the line, and restarted. Seven. Still right and still not enough, really, at the moment. A 24 through the first three arrows. Good focus. Good finish. Yeah. On the line, it will get marked as a 10. Casey Calfold staying in communication with the next archer up for the USA, Jennifer Machino Fernandez. Yep. Nine. Call nine. Good shot. 9.8. Smile has returned for Machina Fernandez. Continued determined look from the 17-year-old Casey Calfold, also into the nines, and a 28 again for the USA. Leading by four at the halfway stage of this third set. How have they not fixed these arrows going right, Nikki? Yeah, they just need to get them moved over. I think just not trusting themselves to make that adjustment. You know, they might feel like they're aiming too far off, but they've got to do something here. Slightly better, but they've left the door wide open here for the USA. Finally, we see one into the middle of the target. A 51 for Spain.
I'm afraid, though, unless there's a catastrophic failure here by one of the three Americans, the writing is on the wall. 8-9 line, I think we can just safely say that's an 8. Marked it as a 9 in venue. That is an 8, so a 45, potentially a 44. Good focus, good finish. So rhythm, 7 to take it here. Yeah! Quick arrow straight into the 10, a 55 and a 6-0 win for the USA. Jennifer Machino Fernandez found her mojo and started shooting in the middle along with Mackenzie Brown and Casey Kalfold, and the USA have just booked their place at the Tokyo Olympic Games. Tremendously strong performance from the USA. Some tinkering to be done for Spain. They have lost here in the semi-finals, but will have one last chance of securing a spot at the Tokyo Games by winning the bronze medal playoff against a nervy Italy. Nikki just didn't fix that group of arrows going to the right. Surely the coach has got to do his work now. Yeah, I mean, I don't think they really shot badly. The group was just all right. They never moved them across, and, you know, better to shoot a left 9 than another right 9. You know, do something, move them across, because it just wasn't enough. And, yeah, to be 6-0. So, you know, they've got to go away. They've got to reflect quickly. You know, what can they do? What changes can they make? And then, you know, make that difference. But, you know, America, USA, what a performance. Really, really strong. They powered through. Much stronger than their performance in the last round, and I think Casey Kalfold has just given her father Rob the best birthday present possible. Good inside knowledge there from Nikki Hunt. A brilliant performance from the USA, especially given how nervy Machino Fernandez was. Somehow managed to settle her nerves between the quarterfinals and semifinals, and it's been a great day so far for the Pan American zone, with Mexico and the USA making it through to the final here in Paris, but crucially booking their spots at the Tokyo Olympic Games, which begin in just 33 days' time. We will, of course, get a chance to hear from our latest Olympic qualifiers, the USA, very shortly as we see them celebrate. We see what it means to them. Huge congrats. You are going to Tokyo. Casey, how does it feel? Feels really good. I came into this knowing we just had to shoot strong shots and be a really good cohesive team, and I think we did that. We did a great job. We got one more match to win, but we got the spots, so that's the important part. Mackenzie, I think you had an early scar in the match against Turkey. It was crazy. I'm sorry. The game against Turkey was crazy. Yeah, it was. But we did really good. I think that we stayed on our focus really good. We focused on making good shots and trusting each other and really communicating really well. So I think we did a great job at the end of the day. So, Jennifer, was it easy to focus when it was you were fighting for the Olympic spot? The emotions were amazing. Yeah, it's really important to have a really strong team behind you. I can't say nothing else than thank you to my team. It was amazing. So one more question, Mackenzie. What was the breathing technique on the field? I'm sorry? The breathing technique on the field, what was it? Breathing technique. So it's really easy in these matches to get really excited. And a lot of times when you get really excited, you start to break down on your shot. For us, we wanted to really focus on starting each end really new and just starting calm and making good shots. Okay, thank you very much. Yeah. Once again, amazing, amazing job. Thank you. Thank you. That semi-final win. We will see the USA, as our interviewer alluded to, in the gold medal match. But as Casey Kalfold, at just 17 years old, said,
they've done the important job, done the qualification job for Tokyo 2020. So two spots booked, Mexico and the USA are going to the Olympic Games. There is one more place left, perhaps the hardest match in the whole quadrennial in the world of archery, the bronze medal playoff. And it's not just for the bronze medal. The winner will also go to the Olympics in Japan. Italy versus Spain. Allora, torniamo in cronaca diretta. A questo punto l'Italia si gioca la finale per il bronzo con la Spagna, che ha appena perso contro gli Stati Uniti. Naturalmente la nostra speranza è che dopo il 6-0 subito contro il terzetto USA, l'Italia riesca ad avere la meglio sulla Spagna nel match che vale il bronzo, ma che vale soprattutto la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Allora, vediamo le ragazze come e in quali condizioni rientreranno in campo. Ricordiamolo, quarto posto in qualifica questa mattina, una bella vittoria agli ottavi di finale, convincente vittoria anche ai quarti di finale per l'Italia, prima contro l'Uzbekistan con un netto 6-0. E poi dopo la vittoria per 5-1 sul Brasile, dopodiché è arrivata la sconfitta contro il Messico. E allora, eccole che fanno il loro ingresso in campo, sia le tre spagnole sia l'Italia. La Spagna in campo con Fernandez, Infante, De Velasco e Canales. L'Italia con le azzurre, Chiara Rebagliati, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli in rigoroso ordine di tiro. E allora, forza ragazze! Questa è la sfida decisiva, non c'è appello. Vedete il saluto di Tatiana Andreoli, di Lucilla Boari e questa è Chiara Rebagliati. Se l'Italia si porta a casa la medaglia di bronzo, si porta a casa anche la qualificazione della squadra femminile ai Giochi di Tokyo. L'alternativa sarebbe arrivare a Tokyo con i due passi individuali che permetterebbero all'Italia di gareggiare anche nelle sfide del mixed team, ma non nelle gare a squadre. Allora, gesto d'intesa tra le tre azzurre, nel frattempo vediamo le bandiere che ondeggiano, quindi probabilmente si è alzato anche un pochino il vento. Mi sembra di capire che sarà l'Italia a cominciare per prima la sfida. E adesso bisogna riaccendere la concentrazione e mirare al 10. È l'unica cosa che ci può portare ai Giochi Olimpici. Forza ragazze, Chiara Rebagliati, prima freccia di questa finale per il bronzo. 10! Inizia bene l'Italia con un 10. Seconda freccia, Lucilla Boari. E un altro 10, molto bene l'avvio azzurro, molto bene. Tatiana Andreoli, terza freccia, primo set. L'impatto è stato quello che speravamo. Vediamo questa terza freccia di Tatiana. Un 9, 29 punti, va bene comunque, va bene.
Abbiamo subito messo un po' di pressione alle nostre avversarie che arrivano da un 6-0 contro le statunitensi. Prima freccia per la Spagna. Freccia larga a destra sul 7 per la Canales. Seconda freccia dovrebbe essere la De Velasco, l'atleta in mira in questo momento. Arriva il 9 per la seconda spagnola, la terza freccia affidata alla Fernandez Infante. Arriva un 8, l'Italia comunque è avanti. Vediamo un po' come si giocheranno queste altre tre frecce, le azzurre. Ricomincia Chiara Rebagliati, la prima della serie, è sempre la sua. Ha iniziato con una X. Avevano sbagliato bersaglio, mi sembrerebbe un 9 quello della Rebagliati. Era un 9, quindi 38 punti. Lucilla Boari, un altro 9. Rimaniamo nel giallo, va bene così, va bene così. Vediamo un po' cosa aggiunge Tatiana Andreoli. Ed è già 2-0, ed è già 2-0. Sono a 24 punti, anche con un 30 le spagnole non ci raggiungono, quindi siamo avanti noi. Vediamo un po' come chiudono le iberiche. Attenzione. Sono a 32 punti le spagnole, penultima freccia. Sul 9, andiamo con l'ultima freccia della Fernandez Infante, eccola qui. Comunque, come vedete dalla grafica, anche un 10 al massimo le porta a 51, e infatti arriva il 10, ma per nostra fortuna non è sufficiente di fronte a un ottimo 57 dell'Italia. Adesso saranno le spagnole a cominciare il secondo set, perché sono loro in svantaggio. Siamo avanti noi 2-0, molto bene l'Italia. 10-10-9 le prime frecce, 9-9-10 le altre tre frecce, che ci hanno fatto chiudere a 57 punti. Massima concentrazione e soprattutto nervi saldi. Sappiamo che la pressione è enorme per le nostre giovani atlete, perché ricordiamolo sempre, sono ragazze ancora giovani che possono dare ancora tanto all'arceria italiana. Adesso saranno le spagnole sotto pressione, perché partono dal 2-0 per noi. Dobbiamo essere brave adesso a far valere questo 2-0 di vantaggio. Poi chissà perché gli sponsor sono tutti coperti, ma quello della spagnola invece è ben in vista. Allora, comincia di nuovo la Canales. 10, la Spagna naturalmente non lascerà nulla di intentato. Adesso la seconda freccia, secondo set, sta per tirare la De Velasco. Sembrerebbe un 9 di riga. Attenderemo. Se tocca la riga quella freccia, per il momento in grafica mettono 19 punti. Terza freccia per la
Fernandez Infante, un altro 9, quindi 28 punti. Buono l'avvio della seconda serie, del secondo set per le spagnole. Vediamo la risposta dell'Italia. Chiara Rebagliati. 10, una X, perfetta. Bravissima, ha spaccato il centro del bersaglio la nostra Rebagliati. Forza Lucilla. Lucilla Boari. Seconda freccia, secondo set. Un altro 10, dai Lucilla. Molto bene l'Italia, non lascia nulla. Forza Tatiana, terza freccia, 28 punti per le nostre avversarie. Non ne abbiamo 20, vediamo cosa aggiunge Tatiana Andreoli. E un altro 10, siamo a 30, vai così. E allora, nonostante il 28 che è un buon punteggio, le spagnole si ritrovano due sotto, quindi mettiamo ulteriore pressione sulla prestazione del terzetto iberico. La Canales al tiro, arriva un 7, attenzione, un 7. La Canales, lo vedete dal volto, la tensione per queste ragazze che si stanno giocando l'accesso alle Olimpiadi. Non è facile per nessuno. Adesso la De Velasco, penultima freccia del secondo set. Nove. Vanno a 44 punti le nostre avversarie. Vediamo come chiude il secondo set la Fernandez. Arriva un altro 9. E allora chiudono a 53. Vediamo un po', l'Italia con queste tre frecce si deve portare sul 4-0. Chiara Rebagliati ha iniziato con una X perfetta e mette un altro 10. Dai Chiara! E adesso tocca a Lucilla Boari. Penultima freccia per il secondo set dell'Italia. Arriva il 9, va bene così, va bene così. Siamo vicine a portarci sul 4-0. Forza Tatiana. Serve la freccia del 4-0 adesso. Vai Tatiana, 10, 10. L'Italia va forte l'Italia, 59 punti, 4-0, 59-53 il parziale. Per la Spagna è stata davvero dura, le italiane hanno cominciato con un 30 e hanno messo subito paura al terzetto iberico che naturalmente potrebbe scoraggiarsi di fronte a questa prestazione delle italiane. Forza ragazze! Abbiamo la possibilità adesso anche di pareggiare il terzo set, il pareggio varrebbe anche la qualificazione olimpica. Ricordiamo che può essere decisiva la prossima serie di frecce per arrivare alle Olimpiadi, indipendentemente dalla vittoria o meno del bronzo in questo torneo. La vittoria nel match significherebbe staccare i biglietti per il Giappone con la squadra femminile. È tutto in mano alle nostre ragazze, ma saranno comunque le spagnole a cominciare il terzo set. Anche per loro naturalmente grande pressione addosso, vediamo come la gestiranno. Comincerà di nuovo la Canales e lei a tirare la prima freccia delle serie per le iberiche. Un 9 per Canales, vediamo un po' cosa aggiunge la De Velasco. Naturalmente
Le spagnole non possono lasciare nulla di intentato. Arriva il 10. 19 punti, terza freccia adesso per le spagnole, poi tocca di nuovo all'Italia. Infante Fernandez. Un 9 vicino al 10, ma non tocca. 28 punti per la Spagna. E adesso la risposta dell'Italia, affidata alla prima freccia, come sempre, a Chiara Rebagliati. Forza Chiara, in mira. E arriva un altro 10, brava Chiara, vai così. Lucilla Boari, seconda freccia, terzo set. Forza Lucilla, vediamo un po'. Ah, freccia larga sul 7, peccato davvero. Non è finita, forza Tatiana. Terza freccia, terzo set. Vediamo un po'. Tatiana Andreoli. E arriva la X di Tatiana Andreoli, che comunque ci tiene in corsa. 27-28, sono un punto avanti le nostre avversarie. Ma è ancora tutto da vedere questo set. Ricomincia la Canales. Terz'ultima freccia sul 9. 37 punti. E adesso la De Velasco. Arriva al 10. 47 punti, hanno alzato nettamente la media le iberiche. Adesso vediamo un po' l'ultima freccia come chiude la Fernandez Infante. E arriva un altro 10, brave le spagnole, vendono cara la pelle. 57 punti per le italiane, ci vorrebbe un 30 adesso per vincere il bronzo e accedere alle Olimpiadi. Arriva il 9 per Chiara Rebagliati, quindi già sappiamo che non riusciamo a pareggiarlo questo set. Vediamo un po' Lucilla Boari, la penultima freccia. Arriva il 10 di Lucilla, peccato, peccato, peccato. Peccato. Vediamo come chiude Tatiana Andreoli. Arriva il 10, 56-57. Normalmente con 56 punti in questo torneo si vinceva il set. In questo caso non siamo riusciti nemmeno a pareggiarlo. Brave le spagnole, dobbiamo dirlo. Quindi 4-2. È ancora aperta questa sfida. Si vince a 5. Si sono riaperte la possibilità di giocare un altro set le atlete spagnole. Adesso toccherà alle nostre ragazze riuscire. Ride, non so se per la tensione, la Canales dietro la mascherina. Allora, vediamo come andrà questo quarto set che può essere decisivo. Rinizieranno di nuovo le spagnole perché sono comunque in svantaggio. 4-2 per l'Italia. La tensione naturalmente è altissima, è inutile dirlo. Queste ragazze si giocano il loro futuro agonistico. Dopo 5 anni di lavoro. E allora si ricomincia con il 4-2 per l'Italia. Spagna
pronta a scoccare la prima freccia del quarto set. Inizia la Canales. Attenzione, una freccia forse sulla riga del 9 o forse 8. Lo dovrà dire il giudice di gara, in grafica mettono 8. Adesso la De Velasco. Allora, 8 per De Velasco. Su questa freccia non c'è dubbio. Vediamo la Infante Fernandez. Terza freccia, quarto set. E arriva il 10 della spagnola. Adesso tocca a noi. Chiara Rebagliati, prima freccia, quarto set. Forza Chiara. Arriva un 9. Siamo nel giallo, va bene. Dai, dai Lucilla. Lucilla Boari. 26 punti per le spagnole, forse 27. Vediamo l'Italia in queste prime tre frecce. Arriva un 8, un 9 e un 8. Tatiana Andreoli. Forza Tatiana. Arriva un 9. Va bene così, siamo pari. Per il momento, fermo restando che c'è una freccia dubbia per le spagnole. Di nuovo le nostre avversarie al tiro, le ultime tre frecce. Sull'otto. Sull'otto. Ci stanno dando qualche chance. Penultima freccia per la Spagna. Sul 9, rientra nel giallo. Allora vediamo l'ultima freccia delle spagnole, che sono a 43 punti, forse 44, dipende da quella seconda freccia dubbia, sull'8 o sul 9. Arriva il 10, fanno quello che devono per mettere pressione all'Italia, 53 punti, ma ricordiamoci che potrebbe essere anche 54. Forza Chiara Rebagliati, da Italia, da Italia, ecco Chiara in mira. Arriva un 9, 35 punti per l'Italia, forza Lucilla. Abbiamo bisogno di frecce nel giallo. Lucilla Boari in mira. 9, 9, dai Lucilla. Bene così, 44. Forza Tatiana. Forza Tatiana. Tatiana Andreoli. Va lei in mira. Ultima freccia, quarto set, può essere decisiva. 9. Attenzione. Il pareggio vale la qualificazione olimpica, ma c'è una freccia dubbia delle spagnole, quindi dobbiamo comunque attendere prima di poter esultare, ma da quello che dice dall'abbraccio di della Valeva sembrerebbe un 8, da parte loro non c'è dubbio forse? Aspettiamo di vedere se quell'8 è un 9, ma dall'abbraccio direi che... No, dall'abbraccio non sanno niente più. Dall'abbraccio direi che quello è un 8 e non un 9 delle spagnole. Aspettiamo di vedere, ma la regia inquadra solo le azzurre, non inquadra l'arbitro che decide com'è andata, la sta guardando con la lente di ingrandimento. Vediamo un po' se è confermata l'esultanza dell'Italia. Vediamo Federico Musolesi che segna i punti. Attenzione. Hanno messo
Hanno messo lotta e vittoria! Qualificazione olimpica! Qualificazione olimpica! Chiara Rebagliati, Lucilla Boari, Tatiana Andreoli con il coach Natalia Valeva ci portano ai Giochi Olimpici di Tokyo. Vinciamo 5-3 con la Spagna. L'Italia va a Tokyo con la squadra femminile. Un grandissimo risultato delle nostre ragazze. Veramente, dopo che ci hanno fatto vivere una grande emozione fino adesso, la semifinale contro il Messico non è andata come ci aspettavamo, ma poi sono tornate alla grande contro la Spagna, 57-51 il 2-0, poi 59-53 4-0, 57-56 per la Spagna che ha accorciato le distanze portandosi sul 4-2 e adesso il 53-53 che è valso il 5-3 per l'Italia che va ai Giochi Olimpici di Tokyo. Grazie ancora a Chiara Rebagliati, Lucilla Boari e Tatiana Andreoli. Chiudiamo alla grande. Grazie per la compagnia. Grazie davvero a tutti quanti voi per averci seguito. È stato bello vivere insieme questa grande emozione. Ragazze, siete nei nostri cuori. Grazie davvero. Grazie a tutte quante voi per il sogno che ci avete regalato. Forza, forza ragazze, viva l'Italia, vai così, siamo alle Olimpiadi con la squadra femminile e con un individuale maschile. L'Italia gareggerà nei due concorsi individuali, nel mixed team e nella squadra femminile. Forza così, grazie ragazze, a presto a tutti quanti voi su UARCO.